wonderful, wonderful, come on, la regina dell'aria sei tu. Vediamo questo affresco ubicato nella chiesa di Santa Maria delle Grazie a Gravedona, che è un affresco un po' insolito, giusto Gerardo? Sì, beh, sono tanti gli affreschi insoliti. Questo è curioso perché si trova in un paese, è un bel affresco, ben conservato e ha una composizione strana che ha sempre incuriosito gli studiosi che non sono, come spesso succede, arrivati a una conclusione. Ma forse spesso non è necessario arrivare a delle conclusioni, ma solo guardare le cose, come nel nostro libro Iconografia abbiamo fatto per 365 volte, cercando di incuriosirci e incuriosire guardando le immagini. Questo è un affresco ed è chiamato, noi l'abbiamo intitolato Spiritello Cattivello, però in realtà a Gravedona lo chiamano la Madonna del Cifulet. Cifulet del Convent. Questo è vero, è un titolo un po' inconsueto per un affresco di chiesa, però rivela un po' l'attaccamento dei gravedonesi a un dipinto particolare, è nella chiesa di Santa Maria delle Grazie, l'autore non si sa chi sia, ma è soprattutto noto perché dietro ci sta una sorta di leggenda e anche una pratica. Come dalle altre parti si dice attenzione al babau, le mamme nella zona di Gravedona dicono attento che se non fai il bravo, vieni chi ucciama il cifulet. Ciami il cifulet. Quindi questo è un po' quello che ha reso famoso per questa ragione che l'affresco, c'è la Madonna, i santi, i putti cantanti e suonanti, c'è il bambino Gesù con una faccia un po' strana e c'è questo diavoletto neanche tanto cattivo che fa il suo mestiere, cioè quello di catturare le anime. L'anima in questo caso è un bambino e questo probabilmente è quello che ha dato origine all'uso, diciamo così, pedagogico di questo affresco. È un bambino che si nasconde dietro il velo della Madonna, che è seduta come sempre in trono, la quale prende chiaramente le sue parti, perché mentre che il diavoletto cerca di arpionare il bambino, cioè diciamo abbastanza credibilmente l'anima, la Madonna alza una verga per colpirlo e quindi interpreta per una volta in maniera piuttosto evidente il suo ruolo fondamentale nella dottrina cattolica di persona che fa intercessione tra il livello umano e il livello divino, quindi proprio quella che dovrebbe, secondo la dottrina cattolica, aiutare a superare i problemi del mondo. Questo, secondo me, è talmente efficace dal punto di vista comunicativo che evidentemente ha colpito la fantasia dei gravedonesi. Sì, probabilmente ha colpito molto la fantasia delle mamme, perché vedere la Madonna in una posizione, in una figurazione così decisa, di solito la Madonna è buona, è pietosa, è compassionevole, eccetera, eccetera. Madonne un po' severe non se ne vedono molte. E questa addirittura ha in mano anche una verga con la quale sta pestando la testa al povero diavoletto, che più che un diavolo cattivo sembra uno in maschera, nel senso che sembra un diavolo con tutta una serie di decorazioni, ali a punta, corna a punta, il becco, insomma, una rappresentazione in questo più Ecco, ridicola che spaventosa. però se fosse lecito, mi piacerebbe mettere a fianco di questa Madonna un po', come dire, arrabbiata, quell'altro straordinario dipinto, molto più recente e chiaramente con un'altra intenzione, che è quello di Max Ernst con la Madonna che sculaccia Gesù Bambino. Ed è un modo di concepire questa figura centrale, ripeto, nella dottrina cattolica in maniera un po' diversa. Una cosa però non dobbiamo dimenticare, che un po' entra in contraddizione con questa visione che tutti noi, anche noi per primi, diamo molto popolare, che in realtà l'affresco si trova all'interno di una chiesa, che è una chiesa agostiniana, degli agostiniani osservanti, che in quel periodo erano proprio,
come dire, i custodi più ligi e per alcuni versi persino più severi della dottrina. E quindi non è impossibile in questo caso che dietro a questa raffigurazione di artisti che non sappiamo esattamente chi siano, ma insomma è un gruppo di artisti, dei tanti, dei Donati, dei Magistri, che lavorano all'inizio del XVI secolo, all'inizio del Cinquecento, ci sia in realtà un teologo che ha inteso in quella Madonna dare un significato particolare, perché gli agostiniani osservanti così lavoravano. E anche questo è abbastanza interessante. Bene, anche oggi abbiamo chiuso, vi salutiamo, a domani. Ciao, ciao. Wonderful, wonderful, come on, la regia.